Da un lato il Black Friday, quello dello shopping, preludio del periodo natalizio, dall'altro un venerdì più colorato, dedicato all'ambiente. Gli studenti liceali bitontini, grazie al comitato cittadino del Friday for Future e a diverse organizzazioni ambientaliste, sono scesi per le strade della città per gridare il loro desiderio di un mondo pulito, ispirato all'azione concreta di sensibilizzazione della sedicenne Greta Thunberg per il contrasto ai cambiamenti climatici. Non è, diciamo, una manifestazione politica, però abbiamo voluto dare il nostro contributo in qualità di associazione politica giovanile, come anche i giovani socialisti. Partecipano alla manifestazione anche altre associazioni ambientaliste, tra cui Lega Ambiente, Fare Verde, Left, l'associazione di promozione culturale. Partecipano anche moltissimi studenti bitontini, abbiamo il liceo Silos, il liceo scientifico e l'ITC Vitale Giordano. Quindi è una manifestazione molto partecipata e molto sentita dagli studenti bitontini. I ragazzi hanno avuto modo di dimostrare la loro ottima conoscenza della situazione ambientale cittadina, persino della proposta momentaneamente naufragata da parte di 8 consiglieri comunali per il plastic free all'interno dei comuni. Speriamo che comunque conseguano fatti concreti, diciamo, quello che è l'interesse politico sulla tematica. Senti, per quanto riguarda il plastic free, cosa ne pensi? Pensiamo che il sindaco forse ha perso una bella occasione oggi per dare un segnale concreto, però forse la prossima settimana viene approvato e quindi magari ci troveremo a festeggiare nuovamente un nuovo traguardo, un nuovo obiettivo raggiunto. Ci crediamo fortemente in questa nostra iniziativa e quindi bisogna fare cose concrete. Noi siamo scesi in piazza, stiamo manifestando perché ci crediamo in questo cambiamento del clima, il nostro futuro migliore, quindi facciamolo. Per la differenziata? Bisogna attivare questo servizio in tutte le scuole principalmente, dando insegnamento a tutti gli studenti. Bisogna avviare questa iniziativa della raccolta differenziata, bisogna eliminare la plastica e attivare anche le borracce. Vogliamo Bitonto Pulita, ha cominciato la sua attività con questi piccoli barattoli posacic. È un piccolo segno per pulire la città. Sì, è un piccolo segno per pulire la città, noi ci proviamo, ci dobbiamo impegnare di più, dobbiamo cercare altre soluzioni. Infatti io avevo proposto di fare uno sciopero pulendo, se si vuole fare uno sciopero, senza pinze, guanti da lavoro e buste, ognuno toglie quello che trova, la sigaretta, la carta. Anche Fare Verde oggi con i ragazzi per il Fridays for Future. Certo, abbiamo accettato con piacere l'invito che ci è stato rivolto a partecipare a questa manifestazione. Quello che noi adesso chiediamo è che veramente questi ragazzi sviluppino una coscienza critica nei confronti anche di quello che stanno facendo in questo momento, perché non possiamo fermarci solamente al corteo o alla manifestazione, ma bisogna porre in discussione le nostre stesse scelte di vita. Una bella iniziativa dei ragazzi oggi che vogliono tutti quanti in coro il mondo pulito. Io sono chiaramente felicissimo di questa iniziativa su Bitonto dei nostri ragazzi perché il problema, diciamo, dell'ambiente è sotto gli occhi di tutti. Però ho apprezzato da parte loro questo impegno sul territorio e con azioni anche concrete, che è la cosa che a me sta più a cuore. E vedere questi giovani così impegnati, sensibili al tema, veramente mi inorgoglisce. Per quanto riguarda la differenziata, Bitonto però diciamo, non è sicuramente tra le città da medaglia d'oro. Finalmente ci siamo, per cui il servizio partirà fra qualche mese sicuramente.